l'ennesima decezione del nuovo autodromo di Casale Monferrato. Arturo Merzario, il più brillante pilota italiano di Formula 1, ha collaudato le difficoltà e la scorrevolezza del tracciato, che d'ora in avanti entra a far parte della geografia del brivido dei 300 all'ora. Il battesimo, con tridio di gomme e motore spinto al massimo nei ritmi del cambio di marcia, ha fatto d'anticamera a una corsa vera e propria, le batterie di finale della Formula Italia sui 10 giri. Attraverso queste gare, riservate alle cilindrate minori, l'automobilismo trova i suoi mitici alfieri, i campioni che reinventano la leggenda di Fangio, di Stirling Moss, di Clark. Questa volta la bandiera a scacchi ha sancito la vittoria di Piercarlo Ghinzani. Velocità significa rischio da affrontare nelle condizioni di massima sicurezza. La sicurezza dipende, Merzario ce lo insegna, anche da una meticolosa scelta degli accessori essenziali ad evitare le incognite. Quella dell'abbagliamento solare, per esempio. È un pericolo che si può evitare con speciali lenti antiriverbero. Il consiglio di Arturo Merzario non riguarda solo i piloti di Formula 1, ma tutti noi automobilisti da weekend da traffico cittadino. Un grande nemico può essere sconfitto, basta un semplice accorgimento. Gli occhiali Polaroid con lenti polarizzate rispondono pienamente a tali necessità, infatti eliminano il 99% del riverbero e assorbono il 96% dei nocivi raggi ultravioletti. Anche la cura del particolare significa dunque sicurezza per noi e per gli altri. È la regola a cui si attiene Arturo Merzario, unico fra i nostri piloti a contrastare la schiacciante egemonia straniera. Ciao, Paranormal Investigator Varese, sono nei pressi di Casal Monferrato. Sono nell'autodromo che ormai è in disuso e abbandonato. Autodromo di Casale Monferrato. La Paranormal Investigator Varese vi fa vedere questo posto. Ho visto che ci sono tante erbacce, è praticamente impossibile quasi vedere la pista, ma noi vediamo cosa ci riserva questo posto. Avanti con l'esplorazione. Paranormal Investigator Varese. C'era la pista, forse l'ingresso alla pista, o l'ingresso qua dove c'era la biglietteria, c'è un cancello aperto e qui entriamo verso l'aria che qui giravano le macchine. Ormai è invaso da tutte erbacce. Qui era una grande area dove giravano le macchine, ma purtroppo ormai in stato d'abbandono da moltissimi anni e la pista è sparita in questa enorme vegetazione. Porta verso la pista, è una cappelletta se guardiamo com'è, una cappelletta Madonna Crea, vedete, una cappelletta qui sotto la croce, c'è una statuetta, apriamo, possiamo aprirla, c'è una statuetta qua, ecco qua, ancora la croce lì, ok, qua torniamo sui nostri passi, ecco qui, questa era la pista vera e propria, vedete? Eccola qua. Adesso noi andiamo verso le tribune. Siamo proprio sulla pista abbandonata dell'autodromo di Casal Monferrato.
Ecco qua. Qui c'era il rettilineo. C'era il rettilineo qua. Dall'asfalto si presume che è molto tempo che non viaggiano più qui le macchine, quindi credo che sarà da molto tempo. Sarebbe bello salire là sopra se si può. Adesso andiamo a vedere. Vediamo cosa riusciamo a fare. Sarebbe simpatico entrare qui dentro, anche se ci sono tutte queste erbacce. Qua c'è un varco, ci burliamo dentro. E la paranorma vorrà salire di sopra, vuole vedere le cose dall'alto. Ho il drone, ma non l'ho portato. Ma perché avere il drone quando posso farlo io il drone? Ecco qua, io salgo per di qui. Voi dite, è pericoloso? Sì, in effetti è pericoloso. Hanno sbarrato anche la scala. Pericoloso. A noi? Vogliamo vedere le cose dall'alto. Vedete che cominciamo a vedere la pista come girava. Vedete? Incomincio a vedere meglio. Qui c'erano le tribune. Vedete? La pista come gira tutta attorno. Là c'era ancora un altro pezzo che ormai non si vede più. Qui saliamo, c'è questa scala che ci porta su. Ormai qui è uno stato d'abbandono più totale. E qui c'è un altro pezzo che va su. Vedete? Vediamo un attimo sul balcone e poi saliamo ancora più su in questa scala. Eccoci qua al terrazzo più in alto, il terrazzo più principale, da dove sono partito. La strada che entra e qui inizia la pista, e qui c'era veramente la pista vera proprio, il rettilineo. Guarderai, eccoci qua, tutto circondario della pista. Vi faccio vedere, deve essere stato un bel gioiellino quando era in funzione questa pista per le macchine da corsa. Ecco qua, noi scendiamo da questa scala. Qui c'erano ovviamente le vetrate, ma c'erano le finestre con le vetrate, non sono state tutte rotte. Infatti qui ci sono i pezzi di vetro, lì so, le hanno spaccate tutte. Non si vede da tanto tempo, ormai hanno spaccato i vetri.
e diciamo che questa è la torre di controllo, sicuramente era la torre di controllo. Qui si scende, si scende. Vedete qui come è arrugginito, ormai questo sta cedendo, questa struttura. Dalla torre di controllo passiamo alle tribune, quello che ne rimane delle tribune, ed ecco qua. Qui non so esattamente cosa c'era qua sotto, forse... Ah, ho capito cosa c'era qua sotto. Qui si mettevano i vari cronometri delle varie squadre per vedere le loro macchine. Qui era dove si fermavano a cambiare le gomme. Ci sono stati anche i meccanici. Vedete? Ne facciamo uno perché l'entrata è da retro. Ecco qua. Ecco, adesso saliamo sulle tribune dell'autodromo abbandonato di Casal Monferrato. Qui dietro c'è la scala che va su, la prendiamo. Qua hanno disegnato tutto. Qui c'era un bagno. E qui c'era un balcone. Qua, anche qua, molto probabilmente c'erano i giudici di gara che vedevano passare qui davanti il rettilineo. Allora, guarda qui la birra, cosa hanno bevuto qua, la birra, la Guinness Original, che birra, eh? Io ho i soldi questo qua per bere le birre. Allora, andiamo giù. Guarda, guarda, andiamo a vedere cosa c'è qua sotto. Andiamo dietro qui, perché la gente molto probabilmente saliva da quella scala lì. E qui ci da passare in mezzo alle erbacce. Eccoci qua, che saliamo la tribuna, gli spettatori venivano qui, eccoci qua, entravano qua e qui c'era la tribuna da dove potevano ammirare le varie auto che correvano su questo circuito di Casale Monferrato. Ci andiamo fino in fondo. Siamo in fondo alla tribuna.
interruttori anni 60. Qui c'è una specie di garage. Sottoscala. Guarda che rotto. Come l'erba si è preso tutto il posto. Qui c'è una scala che va su, la prendiamo, vediamo dove andiamo a finire. E qua ecco qua, faccio vedere l'autodromo di Casale Monferrato, vedete? E continuiamo a visitare qui. Sopra. Andiamo a vedere che cosa c'è. Qua. Indietro. Appartamento sopra, vedete com'è, uno di qua, ancora l'amianto su là, ecco, qui c'è una scala che scende, vediamo questo locale, qui c'è un armadio a muro, ecco qui era l'ingresso. E lì c'era la pista dell'autodromo. Adesso cominciamo a girare qui un attimino. Qui c'era un balcone, c'è un altro locale, un altro armadio a muro. Autodromo di Casale Monferrato, eh? Ormai è chiuso, guardate, qui c'è un balcone. C'era una specie di balcone da cui si poteva mirare forse le macchine che giravano, senz'altro da cui si poteva vedere le macchie che giravano. Ecco, questo è l'ingresso e ora scendiamo. Qui è la parte dietro. Scendiamo questa scala. Guardate che l'inferriata che va su. L'inferriata che va su. Ok, c'è due colonne. Qui c'è, non so,
Grande come locale. Oh, un bel locale grande. Qui è un'altra stanza. Qua c'è forse... Ah, gira qui. Ah, ecco, ti blocca qui. Un postino, sottoscala. Vediamo che l'ha fatto. E qua. Un bel locale grosso. Oh, Coca-Cola. Ci hanno bivaccato qui, Qui è una specie di garage, molto probabilmente qua c'era Donald Trump, cancro del mondo. Io sinceramente non è che la vedo proprio così, però vabbè, non mi ha fatto niente Donald Trump. Questo Burzum, che cos'è Burzum? Guarda qua, c'erano qua, si va dietro. Vediamo cosa c'è qua dietro, che segna la freccia, ma si va proprio dietro il caseggiato, nell'autodromo. Vedete? Qui è l'ingresso principale. Da qui si accedeva. Eccoci qua, vi ho fatto vedere questo autodromo abbandonato di Casal Monferrato in provincia di Alessandria. È molto vicino al Tempio di Saletta a Costanzana. Vi ricordate tour 2015 di fine anno della Paranormal Investigator Varese della provincia di Vercelli? Qui siamo in provincia di Alessandria, a me è proprio vicino, non è molto distante. Sapevo 3 anni fa che esisteva, ma per mancanza di tempo sono solo venuto oggi e vi ho fatto vedere. Quindi vi ringrazio per la visione di questo video, al prossimo video e alla prossima avventura della Paranormal Investigator Varese, che vi ringrazia. Ciao e vi saluta. Ciao a tutti. Ciao, grazie per la visione ancora.